L'apporto molto basso è legato all'apporto diretto di proteine. Abbiamo detto circa 0,3 di proteine di derivazione vegetale. Gli altri 0,3 di queste diete, che in totale hanno anche loro 0,6 grammi chilo di apporto di proteine o equivalenti proteici, l'altro 0,3, quindi circa il 50%, viene dato al paziente sotto forma di supplementi che contengono sia aminoacidi essenziali che alcuni chetoacidi precursori di aminoacidi essenziali, sotto forma di, diciamo, di pastiglie di aminoacidi essenziali e chetoacidi. Quindi in queste diete ci sono degli alimenti assolutamente esclusi nella parte destra della diapositiva, quindi tutti gli alimenti che contengono proteine animali, gli alimenti in particolare, per esempio gli insaccati, alimenti che contengano forti quantità di conservanti, abbiamo visto conservanti che contengono fosforo organico. Mentre invece i cibi, gli alimenti inclusi nella dieta, ovviamente sono tutti quelli di derivazione diciamo vegetale, e vedete che un ruolo importante ce l'hanno i prodotti a proteici, quindi pane, pasta, eccetera, biscotti a proteici. Ma perché si danno questi supplementi per arrivare ai 0,6 grammi chilo di in totale sotto forma di aminoacidi essenziali e chetoacidi? Perché sì, diciamo fino a qualche tempo fa si pensava che la somministrazione di un chetoacido consentisse di riutilizzare dei gruppi aminici rilasciati dall'idrolisi dell'urea. In questi pazienti di solito hanno l'azotemia alta, quindi l'urea nel sangue è alta, elevata. L'idrolisi dell'urea produce dei gruppi aminici che si pensava potessero essere riutilizzati dai chetoacidi per diventare aminoacidi essenziali. In realtà questo avviene solo in minima parte, però è stato dimostrato che la somministrazione di aminoacidi essenziali e chetoacidi, cioè miscele di aminoacidi essenziali e chetoacidi in questi pazienti, è in grado di ridurre il catabolismo proteico, e quindi questa dieta, questa supplementazione consente di limitare la sintesi dell'urea più che aumentare, diciamo, il riutilizzo di gruppi aminici derivanti dalla metabolizzazione dell'urea stessa. Queste diete, così come anche quelle ad apporto proteico controllato classico convenzionale, sono ugualmente efficaci nel ridurre la proteinuria e riducono fondamentalmente l'iperfiltrazione, l'ipertensione glomerulare e la fibrosi glomerulare interstiziale, quindi sono in grado di ridurre la progressione della malattia renale cronica. Ed esistono dimostrazioni derivanti da trial randomizzati controllati anche recenti che documentano come probabilmente queste diete, che noi chiamiamo diete vegetariane ad apporto molto basso di proteine supplementate in chetoanaloghi, sarebbero forse superiori alle diete ad apporto proteico controllato convenzionali. Questo è un famoso trial in ambito nefrologico dove si dimostra come a parità di quantità di proteine somministrate, cioè 0,6 grammi chilo die, il gruppo di pazienti che faceva la dieta ad apporto molto basso supplementata con i chetoacidi in realtà aveva una velocità di progressione molto più rallentata, cioè raggiungeva la necessità di iniziare la dialisi con tempi molto più lunghi rispetto al gruppo nel quale veniva avviata una dieta convenzionale a basso apporto di proteine. Tutto questo è specificato in maniera dettagliata anche in linee guida recenti. Queste sono le linee guida più recenti per il paziente ambulatoriale, esistono anche e sono diciamo della National Kidney Foundation, esistono anche delle linee guida
per la nutrizione nel paziente nefropatico, nel paziente ospedalizzato, ma che sono state pubblicate dalla Società Europea di Nutrizione Parenterale Enterale, ma oggi non ci interessano. Oggi ci interessa prevalentemente il paziente ambulatoriale, cioè quello nel quale può essere attuata in sicurezza un trattamento dietetico nutrizionale basato su diete ad apporto proteico controllato. E in effetti anche in queste linee guida, che consiglio a chi è interessato ad un approfondimento, vengono raccomandate le quantità di proteine che abbiamo discusso e anche vengono dati suggerimenti in termini di qualità, quindi verso un approccio basato su diete che comprendano proteine prevalentemente di origine vegetale rispetto a proteine di tipo animale. Un concetto importantissimo che viene sottolineato in tutte le linee guida è che il fabbisogno di calorie, quindi l'apporto di calorie, deve essere adeguato nell'ordine di 25-35 calorie per chilo di peso, e chiaramente ci sono numerosi fattori che concorrono a determinare qual è il fabbisogno reale del paziente. Quindi tra questi le condizioni generali, le terapie che il paziente fa, il livello di attività fisica, la presenza di sovrappeso, poi ci sono ovviamente determinanti legati alla patologia di base, alla presenza di condizioni di stress metabolico acuto, quindi tipicamente interventi chirurgici, infezioni. È chiaro, un aspetto, un concetto centrale è legato alla stabilità metabolica del paziente, cioè tutto questo che abbiamo discusso, quindi le diete ad apporto proteico controllato, devono essere fatte solamente in pazienti che siano stabili dal punto di vista metabolico, quindi è difficile che vengano attuate in pazienti ospedalizzati, tipicamente si è ospedalizzati per un evento stressogeno acuto, quindi che è magari favorisce il catabolismo, che aumenta il dispendio energetico. E quindi viene sempre ribadito il concetto che le diete ad apporto proteico controllato devono essere fatte in pazienti CKD che siano i pazienti giusti, quindi i pazienti selezionati, quindi non devono essere malnutriti in partenza, non ci deve essere un evento acuto critico, lo stato nutrizionale deve essere conservato e deve conservarsi nel tempo, l'apporto di calorie deve essere adeguato. Altrimenti, invece di vedere i benefici di queste diete, che voi vedete riassunti ancora una volta nella parte sinistra della diapositiva, noi abbiamo il rischio di vedere delle complicanze e soprattutto la malnutrizione, cioè la deplezione calorico-energetica. Perché in effetti se le calorie sono poche, ecco che dando un apporto proteico di 0,6 il paziente non riesce più a mantenere il bilancio azotato, un bilancio azotato neutro, cioè 0, ma comincerà a catabolizzare le proprie di proteine, quindi a perdere massa magra, a perdere muscoli, a perdere parenchimi. Quindi, concetto fondamentale sull'approccio, sulla diciamo intake energetico appropriato, e che dovrebbe essere compreso tra 25 e 35 calorie a seconda dell'età del paziente, soggetto anziano un po' meno, che sarà più spostato verso il 25 calorie, soggetto che ha un'attività fisica ancora ben conservata, magari ha necessità di andare verso le 30-35. Ma com'è possibile dare la quantità di calorie adeguata senza contemporaneamente dare proteine? Perché è chiaro che non si possono dare esclusivamente fonti di calorie che in questi pazienti, sia glucidiche che lipidiche, che in questi pazienti si associano magari
aumentato rischio cardiovascolare, aumentato rischio di, per esempio, non so, zuccheri raffinati oppure grassi che si associano a aumento del rischio cardiovascolare, intolleranza glucidica, dislipidemia. Sicuramente gli alimenti senza proteine aiutano tantissimo. In questa diapositiva voi vedete chiaramente come prendendo in considerazione, confrontando alimenti differenti, e quindi non so, il pane, la pasta, i biscotti standard rispetto agli aproteici, la quantità di calorie per etto è esattamente la stessa, ma la quantità di proteine è notevolmente diversa, nel senso che gli alimenti aproteici hanno delle quantità che, di proteine che sono 20 volte di meno rispetto ai corrispondenti alimenti contenenti le proteine. Cioè negli aproteici siamo nell'ordine o anche meno di 0,5 grammi per etto di alimento. E questa è la composizione di una pasta proteica tipica. Voi vedete, le calorie per etto sono le stesse di una pasta normale, le proteine sono molto meno. Diciamo, una pasta standard contiene 10-12 grammi di proteine per etto. In più il vantaggio in questo caso è un elevato contenuto di fibra sicuramente, ma anche un basso contenuto di sodio, di potassio e di fosforo. E quindi tutto questo ci aiuta nella gestione nutrizionale del paziente. E in effetti abbiamo visto come questi alimenti a proteici siano, per quanto riguarda il fosforo, alla base della piramide, quindi sono sicuramente indicati nei nostri pazienti. E come si quindi questi alimenti aproteici consentono di raggiungere i target calorici senza aumentare l'apporto di proteine e consentendo di ridurre l'apporto di fosforo. In effetti il rapporto chilocalorie milligrammi di fosforo di questi alimenti è veramente altissimo, è molto più alto, se guardate la colonna di destra, rispetto agli al cibo, diciamo agli alimenti standard, cioè anche in alcuni casi circa 10 volte. Un problema che hanno avuto gli alimenti a proteici fino a non molto tempo fa è stato il fatto che erano sicuramente meno palatabili e consentivano poche scelte ai pazienti, per cui si ricade sempre nel problema, al quale abbiamo già accennato, della monotonia, che contribuisce a ridurre la compliance del paziente. Però c'è da dire che diciamo con l'avvento di alimenti a proteici moderni e con grande varietà anche di alimenti ha consentito di ridurre veramente al minimo questo problema. È chiaro che un ruolo importante ce l'hanno i professionisti che seguono dal punto di vista dietetico nutrizionale questi pazienti, quindi il nefrologo prima di tutto, che deve essere anche un, diciamo, un esperto di nutrizione, e chi lavora in nefrologia, tipicamente i dietisti, dietiste con specializzazione nel paziente nefropatico, che sono sicuramente un grande sostegno per la nostra attività. E ovviamente ci sono anche altri specialisti che sono coinvolti nella gestione di questi alimenti, tra questi appunto i farmacisti. E l'ultimo argomento, più in breve, il trattamento nutrizionale nei pazienti che hanno già raggiunto lo stadio della dialisi. Un concetto importante è che i target di apporto di proteine cambiano notevolmente in questi pazienti, cioè se il paziente che è nello stadio 5 viene mantenuto in quello che chiamiamo, no, la terapia e l'approccio dietetico nutrizionale, o il vecchio termine era terapia conservativa della
malattia renale cronica avanzata, terapia conservativa, insufficienza renale, e il paziente è stabile, allora noi applichiamo tutti i concetti sulle diete d'apporto proteico controllato che abbiamo discusso fino adesso. Quindi parliamo degli 0,6 grammi chilo. Se il paziente inizia la dialisi, ecco che si torna ad apporti proteici più elevati, che sono sovrapponibili o lievemente aumentati per tutta una serie di motivi che adesso non abbiamo tempo di discutere, rispetto a quello che era l'apporto minimo consigliato di 0,8-1. Vedete che anche qui, a seconda della linea guida, ne abbiamo diverse, però il paziente in dialisi viene suggerito, diciamo, almeno un grammo, un grammo e due. E viene consigliata questa quantità, che è un po' più elevata rispetto alla quantità minima consigliata degli 0,8, che sarebbe sufficiente anche nella popolazione generale, perché facendo la dialisi o facendo anche la dialisi, l'emodialisi o la dialisi peritoneale, c'è una certa perdita di aminoacidi e nel caso della peritoneale anche di proteine attraverso il peritoneo, e quindi bisogna diciamo supplire a questa perdita. Però le quantità cambiano in maniera significativa rispetto ai pazienti ad apporto proteico controllato. Quello che non cambia è la necessità di dare una quantità adeguata di calorie, quindi siamo sempre nell'ordine dei 25-35 calorie pro chilo. Anche nei pazienti sia in emodialisi che in dialisi peritoneale, un apporto di calorie corretto, adeguato, è fondamentale per mantenere lo stato nutrizionale. E quando l'apporto, diciamo, nutrizionale spontaneo non è abbastanza in questi pazienti, che cosa si fa? Si utilizzano dei supplementi, che possono essere supplementi per OS, possono essere intradialitici o anche nei giorni non di dialisi, e si utilizzano le diete parenterali specifiche per il paziente nefropatico, perché sono, diciamo, diete molto concentrate, vengono confezionate anche per essere bevute, non solo appunto introdotte con un sondino. In alcuni casi si può fare la nutrizione enterale, però non bisogna dimenticare, sono pazienti ambulatoriali, quindi diventa poi un enterale domiciliare che non è sempre facile da gestire. Rimane anche la nutrizione parenterale. Ovviamente se il paziente è ospedalizzato è un conto, se il paziente però è l'ambulatoriale, cioè il dializzato ambulatoriale che viene solamente tre volte a settimana, quattro ore, una parenterale totale non è gestibile. Ecco allora che c'è una modalità di nutrizione parenterale più specifica, che è la parenterale intradialitica, che è caratteristica e attuabile per definizione solamente in chi fa l'emodialisi. Cioè la parenterale intradialitica è una forma specifica di supplementazione parziale, perché è limitata dal tempo. La dialisi si fa 4 ore, 3 volte a settimana, nei pazienti con malattia renale cronica in stadio 5 che siano in emodialisi. E si basa sulla somministrazione di nutrienti sotto forma di miscele di aminoacidi, glucosio e lipidi, emulsioni lipidiche, direttamente nel circuito della macchina per dialisi, però solamente 4 ore, 3 volte a settimana. E qui vedete chiaramente un circuito semplificato, un circuito normale, standard, ha del, diciamo, sangue che esce dall'accesso vascolare, c'è una pompa sangue nella macchina, passa attraverso il filtro per essere depurato e viene restituito al paziente sempre attraverso lo stesso accesso vascolare. Nella parenterale intradialitica la sacca con i tre macronutrienti viene somministrata direttamente nel circuito, e chiaramente deve essere usata una pompa per parenterale, perché il circuito ha delle pressioni positive e quindi non andrebbe giù la miscela. La parenterale intradialitica si può basare su sacche preparate dalla farmacia, ovviamente negli ospedali in cui la farmacia prepara le sacche, oppure su sacche commerciali. E a tutti gli effetti utilizziamo di solito le sacche più concentrate, sono esattamente le stesse che utilizziamo in terapia intensiva, quindi le sacche molto concentrate, vedete l'osmolarità 1200-1600,
che si usano attraverso un catetere venoso centrale, che devono essere obbligatoriamente somministrate attraverso un catetere centrale. La circolazione extracorporea a tutti gli effetti è come se fosse un catetere centrale. Questo perché la diluizione di quanto si somministra è molto forte. Il flusso in un accesso vascolare per la dialisi è dell'ordine di circa 300 ml al minuto attraverso una fistola o anche un catetere centrale da emodialisi. Le indicazioni all'uso della parenterale antiedialitica sono a tutt'oggi non del tutto definite, nel senso non esistono delle indicazioni assolute. C'è un consenso generale sul fatto che la parenterale antiedialitica non sia sicuramente la prima scelta. Prima bisogna provare con i supplementi per OS. Se il paziente non tollera i supplementi dell'OS, ovviamente un counseling nutrizionale intensivo fatto dal nefrologo, dalla dietista, non ha avuto effetto. Se c'è un minimo di apporto spontaneo, deve essere almeno 20 calorie pro chilo die e 0,8 grammi chilo die, ecco che allora si può provare a fare la parenterale intradialitica. Perché il paziente deve avere un certo apporto spontaneo? Perché la parenterale intradialitica per definizione è tempo limitata, cioè 4 ore, 3 volte a settimana, quindi più di tanto non si può somministrare al paziente, diversamente da una parenterale che invece duri magari tutto il giorno, 24 ore.